L'azienda per la quale lavorava, la Novo, chiuse improvvisamente i battenti ma Enzo Muscia non si rassegnò. Impegnò il suo patrimonio, richiamò i dipendenti e i colleghi assumendo il controllo della sua azienda. È lui l'ospite della puntata odierna di Vieni da me, il lavoratore imprenditore la cui storia sarà messa in scena da Beppe Fiorello per la prossima fiction Rai Il Mondo sulle Spalle. Tornato da proprietario dell'azienda che lo aveva licenziato, Enzo Muscia è diventato un esempio di eroe del mondo del lavoro. Oggi, sono quasi 50 dipendenti, 35 dei quali sono suoi vecchi colleghi. Ha avuto un titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica, ha scritto un libro sulla sua storia e martedì 19 febbraio, la prima serata è tutta per la sua storia. La favola di Enzo Muscia è una grande favola, un racconto di una storia tutta italiana. Enzo Muscia, discreto quasi timido, risponde alle domande e alle curiosità di Caterina Balì. Spiega che dopo aver preso la responsabilità di assumere il controllo dell'azienda, si è reso conto delle grandi responsabilità di un lavoro del genere. Io ho rischiato per le persone che amo, mia moglie, mio figlio e i colleghi. Dico sempre che senza i miei colleghi non sarei andato da nessuna parte. Ero convinto che diventando capo non avrei avuto altri capi al di sopra, ma poi ti rendi conto che il capo deve rendere conto a tante persone, ai clienti, ai fornitori e ai suoi stessi collaboratori. Era l'inverno del 2013 quando Enzo Muscia riapre l'azienda che, due anni prima, aveva licenziato 320 persone. Lei è davvero convinto che questa azienda possa ripartire? Così è andata. Le parole di Beppe Fiorello. Beppe Fiorello, che interpreta il personaggio di Enzo Muscia, ha detto di lui: ho cercato di fare il possibile per capire che tipo di lavoro ha fatto Enzo, cosa lo ha spinto a rischiare il tutto per tutto. È una storia di non rassegnazione. Beppe Fiorello è anche intervenuto con un videomessaggio dedicato a Vieni da me, saluto Enzo e lui sa benissimo quanto